Ciao Nigi amici, buonasera. Oggi vi parlo di questi due bellissimi calendari che sono stati prodotti da 10 anni nel Paese delle Meraviglie. E cioè papà e due figli dell'agenzia Fasar di Firenze che negli anni 80 hanno prodotto queste splendide pubblicità. Se conoscete il libro 10 anni nel Paese delle Meraviglie sapete probabilmente, e se siete iscritti alla loro pagina, che hanno avuto questa bella idea, questa piccola iniziativa che ci permette di avere dei bellissimi calendari, ma soprattutto, più che per il calendario, c'è l'interesse per queste belle immagini che sono contenute qui dentro, che adesso andiamo a vedere insieme. Credo che i due calendari ormai siano esauriti, ma sono sicuro che i nostri amici della Fasar faranno ancora qualche cosa in futuro. Io sono in contatto diretto con loro, siamo diventati amici e collaboriamo. I video del canale Nigi Rain vengono diffusi dalla loro pagina, questo perché noi trattiamo moltissime cose della jig. Loro, pensate, hanno addirittura preso qualche piccola informazione nella stesura del libro dal mio sito, da Nigi Rain, e questo mi ha reso veramente molto molto felice. Quando mi hanno detto questa cosa, che conoscevano Nigi Rain e che l'hanno utilizzato per scrivere il loro libro, mi ha fatto davvero tanto piacere. Ok, ora vi faccio vedere questi, poi parleremo bene del libro e delle loro altre iniziative. Guardate un po', dunque scusate se la ripresa sarà un po' schifosa, un po' altalenante, ma purtroppo sono da me al ristorante, non ho il piccolo treppiede, quindi devo tenere con una mano la camera e con l'altra farvi vedere i calendari. Dunque, questo è quello dei Diaclone, guardate che bello. Le immagini sono enormi, sono le pubblicità dei topolini e sono state riprodotte ad altissima qualità. È stupendo vederle così. Considerate che un topolino è grande circa così, quindi sono molto più grandi rispetto a quelle che vedevamo sui topolini. Inoltre poi ci sono delle foto aggiunte qua per creare la grafica della pagina. Ecco, l'unico piccolo difetto che hanno questi calendari è, diciamo, il fondale. Ora, questa grafica è simpatica, a me sarebbe piaciuto molto, nel caso dei Diaclone per esempio, che la grafica fosse stata rossa con dettagli neri e blu, come le confezioni dei Diaclone. Sarebbe stato un bel colpo d'occhio. Magari l'anno prossimo ci penseranno, proverò a girargli l'idea, chissà che non mi ascoltino. Vedete, abbiamo un po' tutto qui, grande Diaclone, Dia Train, il Dia Guts, guardate che bello, Dia Attacker, è un po' come sfogliare un bellissimo catalogo, Tra l'altro alcune non le avevo mai viste, tipo questa non l'avevo mai vista. Diaclone, perfette macchine spaziali per la difesa della Terra. Barudaros, questa non l'ho mai vista, neanche questo robot l'ho mai visto nei negozi, so che fa parte dei Diaclone ma non l'ho mai visto. Poi c'è questo, i bambini in pigiamino sono strepitosi. Questa è famosa, questa si vedeva tantissimo su Topolino. Dianauti, fine dicembre, Cosmocar. Ecco, questo è quello di Diaclone. Adesso vediamo quello dei Micronauti. Ecco, anche qua stesso piccolo difetto, io avrei fatto un bel fondo nero, magari con le stelle, con la lineetta rossa che richiamava un po' la confezione dei Micronauti. Sarebbe stato molto simpatico, però sono comunque molto belli, per carità. Allora, qui abbiamo Force Commander e Baron Karza con rispettivi cavalli. Qui abbiamo un po' di robot misti. Biotron, Microtron, Nemesis, eccetera. Il bellissimo incrociatore da battaglia che da bambino mi sognavo, con un po' di personaggi. Ah, questo stupendo, Hornetroid. Questo prima o poi me lo compro e ve lo recensisco. E poi questa stupenda illustrazione che richiama quella delle confezioni con i disegni di Ken Kelly. Guardate che bella. Davvero opere d'arte. Vi rendete conto che grazie a queste persone da bambini noi abbiamo sognato
con queste bellissime pubblicità su carta ma anche su video, perché loro facevano anche gli spot televisivi. Poi un giorno vedremo tutte queste cose, vi parlerò un po' meglio di loro. Qui abbiamo i Micronauti rossi e verdi, di nuovo loro, che come saprete sono praticamente dei Micronauti italiani. Questi due li avete già visti da qualche parte, facce familiari. Emperor, che bello quando è uscito questo, che emozione, con i pugni fosforescenti e il faccione cattivo. Qui abbiamo di nuovo Emperor e infine a dicembre, ah, il più bello di tutti, Red Falcon. Con questo chiudo, ragazzi, questa era una piccola news. Anni 80, oggi, una piccola nuova rubrica. Ci sentiamo presto. Ciao!